altri, ma nella correttezza etica sindacale non riteniamo opportuno fare questa condotta. Senta, lei sicuramente lo saprà che i giovani di un tempo, quelli di adesso non lo so, giusto per smorzare un po', insomma, Sì. un po' il tono, quando si chiedeva ai bambini un tempo che cosa vuoi fare da grande, rispondevano Una il risposta quasi pompiere, unica, quasi ecco, corale, il certo. pompiere. E poi durante l'anno ci sono anche varie iniziative, Noi no? abbiamo la festività di Santa Barbara, alla quale Che da partecipano poco sempre, trascorso. certo, a dicembre, fine dicembre, alla quale partecipano sempre tanti bambini scolareschi, anche adulti. Devo dire la verità, quello del pompiere è un sogno da bambino, però poi accompagna tutti quanti, quindi. Come se lo spiega? Ma perché c'è un ruolo importante, una figura che ti dà una sicurezza, Eroica quasi, no? certo. Quello Non che volevo dirlo, ma arriva. lo ha detto lei, sì, perché poi alla Sì. fine siamo tutte persone come altre, dedite soltanto alla sicurezza, con un enorme altruismo, perché si fa questo per Assolutamente sì, e abbiamo definizione, visto quindi. anche con i pompieri di New York l'11 Certo. settembre dei Io domattina limiti. sarò a Paola con la mia squadra di intervento dalle 8 alle 20 al servizio della cittadinanza, come i miei colleghi nelle altre caserme della No, provincia. veramente Quindi. sono i pompieri, sono, poi quando arrivano rassicurano, come dire, Sì. essere pompiere è anche essere un po' psicologo, un po', insomma, tante figure insieme a Sì, dire la verità. assolutamente sì, perché. In una situazione d'emergenza, di crisi, possiamo dire l'arrivo di una squadra, il camion rosso con quegli uomini in divisa, con le strisce, istantaneamente rende sicuro quel posto e risolve il problema con Veramente. un'enorme Sì, loro professionalità. sono la sicurezza visiva, no? Assolutamente sì, Senta, assolutamente sì. ritorniamo a questa apertura delle nuove sedi. Sì. Intanto quante sedi abbiamo nella nostra Noi provincia? abbiamo 6 sedi di Vigili del Fuoco permanenti, anche se dovrei dire 5 perché rende comunque una sede di tipo misto, quindi diciamo 5 sedi permanenti più rende con questa piccola clausola. Che sono Aprire Cosenza? sono Cosenza, Paola, Scalea, Rossano, Castrovillari e Ecco, rende. e adesso con l'arrivo, insomma, a Certo. Schiavonea San Giovanni in Fiore, immagino che abbiate già fatto un giro su questi due territori, insomma, per vedere qual è il clima, Sì, guardi, l'attesa della popolazione, la gente, il modo con cui le. la felicità, la partecipazione della collettività, sia dello Ionio, di Corigliano e di Schiavonea, per i piccoli periodi in cui è stata aperta la caserma in maniera stagionale finora, sia riferita all'inaugurazione e all'apertura attualmente temporanea, ma di cui siamo certi di una concretizzazione di San Giovanni in Fiore, la partecipazione della collettività. Non è da estranei. La cosa bella nelle caserme di Vigili del Fuoco è che chiunque entra poi si sente parte di una struttura, non è Di un ospite, sì, non corpo. è ospite in un altro posto, si sente a casa sua sapendo che domani apre la porta di casa e i Vigili del Fuoco entrano in casa propria come dei familiari ad aiutare. Quindi è una Senta, condivisione. oltre a quanto abbiamo parlato finora, a che cosa state lavorando, per quanto riguarda il corpo dei vigili del fuoco? Cosa state programmando, oltre a questo problema che non è poco, ovviamente. Assolutamente no, assolutamente no. Diciamo che globalmente come corpo nazionale siamo in un momento di mancanza di personale, soprattutto nelle figure qualificate, e si sta cercando una soluzione per velocizzare i concorsi di formazione dei capi squadra, che sono figure indispensabili nella squadra di soccorso, ovviamente in armonia con le norme e leggi dello Stato e fondamentalmente anche la Costituzione. Certo. Oltretutto, come Will Calabria. E si è cercato anche di svoltare una pagina e di dare un messaggio importante ai giovani, messaggio che con piacere ho visto ripreso in pieno dal discorso del Capo dello Stato. In questi giorni viene pubblicata, ed è stata pubblicata e sarà pubblicata la lettera ai giovani calabresi, a firma del segretario generale Roberto Castagna, ma a nome di tutta la Will Calabria, dove il sindacato si assume anche colpe che non ha, pur di girare pagine e prendere un impegno con i giovani. Che poi Castagni ha scritto, ho avuto il privilegio di leggere quella lettera, una bellissima lettera a questi giovani calabresi che verrà pubblicato anche insieme al vostro Sì, calendario, penso, anche. dove chiede con una grandissima umiltà e consapevolezza,
scusa, anzi, noi ci eravamo ripromessi che lo avremmo invitato proprio per parlare di questa lettera insolita, cioè certo, accettare delle colpe che non si hanno pur di voltare pagina. Pur di voltare pagina e prendere degli impegni solenni con i giovani calabresi. Noi abbiamo tanti giovani che per una mancata cultura del merito in questo momento pagano un prezzo e paghiamo un prezzo come nazione intera, perché se non c'è qualità, non c'è professionalità e senza merito non ci può essere, certo, non siamo competitivi nel certo mercato di nulla, anche del soccorso. Certo. Immaginate qualcuno che venga a fare una cosa che non è in grado di fare, sarebbe abominevole. Ma, assolutamente. Abominevole e per chi riceve quella cosa certo, fatta male e certo, anche per chi lo fa. Oltretutto, e la mancanza del rispetto del merito mortifica sia i destinatari di un servizio, di un prodotto, ora parliamo in generale, quindi dei giovani calabresi che studiano con sacrifici delle famiglie in un tessuto sociale in cui non è semplice disporre delle somme per far studiare i ragazzi, poi non vedono riconoscere il giusto merito del lavoro e della qualità e maturata. Sono anche costretti ad andarsene via. Assolutamente, ma quelli già sono fortunati e magari sono precari. Molti giovani non riescono a conoscere neanche la precarietà, che nel dramma è il fondo del tutto, insomma. Sì. Quindi non possiamo uscire da questa crisi economica mondiale in questo momento, ma noi dobbiamo pensare all'Italia, certo, senza anche, puntare magari anche alla Calabria. Assolutamente, sì, in particolar modo, ma in un quadro che comunque è una necessità nazionale, certo, senza puntare sulla qualità, sul merito e sul giusto riconoscimento degli impegni dei giovani che devono vedere una luce nel futuro, non possono vedere un baratro perché tanto qualcuno che non merita e non è capace andrà avanti al posto loro. E li spingi dentro e passa avanti. Assolutamente. Senta, lei parlava di meritocrazia ed è condivisibilissimo, anche il vostro segretario generale, insomma, ne parla. Che cosa, cioè per diventare vigile del fuoco, pompiere, mi piace molto, un tema molto già più romantico, che cosa bisogna fare? Che tipo di studi bisogna aver fatto? Allora, siamo a un minuto dalla fine. Al momento non sono richiesti particolari titoli di studio, ma è certo che al di là del titolo di studio bisogna dedicarsi. Un diploma superiore bisogna aver conseguito? No, per entrare come vigile del fuoco non c'è bisogno di un diploma superiore, basta la terza media. Ovviamente le possibilità di andare avanti come in tutti i posti sono legate alla quantità di conoscenze, all'impegno. E soprattutto avere un cuore grande, grande, assolutamente grande. Sì, un assolutamente cuore grande. Sì. Veramente è stato un piacere, anzi lei è riuscita, se ha rassicurato a me, suppongo abbia rassicurato anche questi pompieri che sono in attesa di ricevere i loro soldi molto meritati, il tempo che si sblocchi un po' la burocrazia. Grazie a Bonaventura Ferri, segretario regionale UIL Calabria e segretario UIL Vigile del Fuoco Cosenza. Grazie davvero e buona grazie giornata. A lei, buona giornata. I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my